Oh, i figli miei non vanno questa tovataga di fatti. Per fare questo mestiere ci vuole, lo devi avere nel DNA, se no non lo puoi fare, con i tempi che corrono. Chi va alla scuola, chi studia, i nipoti. Il pecore conosce proprio più. Anziché di comprare qualche tumulo da terra, se non lo sai fare, te lo vendi, se c'è chi se lo compra. Sai quante volte loro dicono di imparare a fare pure questo mestiere, che non può sapere la vita come gira. I pastori, con la fatica di un lavoro che può sembrare fuori dal tempo, ma che sa tenere vivo un passato ricco di tradizioni. Un paese, Ricigliano, in provincia di Salerno. Uno dei tanti borghi del Mezzogiorno d'Italia. Una festa, la Torniata di San Vito, che si tiene ogni anno il 15 di giugno. Un rituale antichissimo, dagli aspetti colorati e spettacolari. Questo è il racconto di 3 giorni vissuti tra i pastori di Ricigliano prima e durante la Torniata di San Vito. La cosa più bella di questa festa è l'attesa. L'attesa che si protrae già dal giorno successivo dell'anno precedente. Comunque gli animali, questa festa, il giorno di questa festa se la sentono. Ci sono animali che la mattina, già quando sentono i campanacci, se ne accorgono che devono andare a fare questa strada. Questa è la festa dei pastori, degli animali, dei pastori in generale. Che ci sono nato dentro gli animali, è una passione che ho avuto da che ero piccolino e sto continuando a fare questo mestiere. Il capomaestro è sempre qua, in questo mondo ogni mattina, pomeriggio.
La tosatura comunque va in base all'annata come va. Si fa caldo, si comincia verso il primo maggio, fino a verso il 20 giugno, dipende dal posto dove uno si trova. Una volta la tosatura era una grande festa, perché ne accorciavamo tutti i parenti, amici, compare, perché non si pagava, ce la facevamo a scambio. Prima si faceva con la forbice, poi dalla forbice è passata con la macchinetta manuale. Ma poi i pezzi sono venuti a mancare perché le fabbriche non li fornivano più, allora siamo arrivati alla dosatura elettrica. La preparazione, diciamo che da quando ne so, è sempre esistita negli anni. Chi adesso magari ci sono più utensili, più colori, però è stata sempre fatta. Per l'occasione gli animali vengono addobbati a festa con pesanti campanacci, nastri colorati oppure direttamente colori sul manto stesso degli animali. Insomma, è una festa folcloristica dedicata agli animali. Allora, gli animali che prevalentemente vengono addobbati sono quelli che vengono ammaestrati durante l'anno, quelli che sono, diciamo, i capi del gregge.
per cui si mette anche la campanella più bella, i colori più vivaci, queste cose qua, insomma. Poi per quanto riguarda le capre, sono i maschi delle capre che vengono pitturate le corna e magari anche qualche capra più simpatica, così. La preparazione di solito si fa o la sera prima o la mattina stessa, dipende poi uno quanti animali ha oppure quanto aiuto può avere, perché non è sempre, non è che lo fa solo una persona, ci vuole anche l'aiuto, devono aiutarli a fare questa cosa. La cosa più bella è la soddisfazione che si dà al pastore stesso, perché è come una specie di, per fare bella figura, ad esempio, che ha un bel gregge, un bel manzo, delle belle pecore, insomma, questo è un modo di fargli vedere anche agli altri che è stato capace magari di portare avanti, anche perché non tutte le annate sono buone, per cui quando uno riesce a portare avanti questa cosa di tenere un bel gregge è una soddisfazione per lui e per chi li vede anche, per esempio. La mattina di San Vito ci si alza almeno alle 4, si fanno i lavori della mungitura, si dà da mangiare al bestiame e poi già alle 6 si parte per convergere alla Turniata. Thank you.
Certo, la festa di San Vito è conosciuta per la torniata, però la torniata diciamo che è il momento clou di tutta la celebrazione, perché inizia con 9 giorni di preparazione, le classiche novene come si fanno in tutte le parti, nelle nostre comunità. Quindi 9 giorni di preparazione con i canti tradizionali, con la novena tradizionale, poi il giorno prima l'immagine di San Vito dalla sua cappella che è fuori il paese, fuori il centro abitato, viene portata qui in chiesa dove si celebra la messa solenne, che in pratica potremmo dire che è la vera festa religiosa. Poi il giorno dopo, ecco le varie messe e c'è l'altra processione per le vie del paese. All'arrivo lì alla cappella si celebra nuovamente l'Eucarestia e poi, ecco, durante al termine della messa è tradizione benedire il pane di San Vito. C'è una gerarchia, ecco, nella torniata. Prima le persone, poi le pecore, poi le capre e poi tutti gli altri tipi di animali a scalare. E dopo inizia così la torniata, che ripete, è un atto di culto dei pastori, è un momento di preghiera. E infatti è bello vedere quando arrivano lì per il turno loro, per torniare, ecco, tolgono il cappello, che ce la fanno il segno di croce e iniziano poi a girare con le pecore. E, è bene ricordare anche che c'è un salmo dove si legge gira attorno al tuo altare, Signore, un modo propiziatorio, un modo per chiedere la benedizione. Consiste principalmente nella benedizione degli animali, perché San Vito è il protettore degli animali, per cui il gregge è, diciamo, il sussidio principale per la famiglia del pastore, per cui è come un buon augurio che possa continuare e possa fruttare bene, insomma.
La comunità l'accoglie benissimo e credo che ormai abbiano compreso anche il significato, diciamo, biblico, ecco, di questo evento, perché in pratica ecco, l'uomo che ringrazia Dio con gli animali è un po' come ritornare all'origine, ecco, della creazione. Ecco, quando Adamo ed Eva, quando il primo uomo e la prima donna stavano nel paradiso terrestre in armonia con Dio e con il creato. E quindi ringraziare Dio insieme con le creature che ci ha dato come aiuto, come sostegno, è un po' come ritornare, oppure come aspirare al ritorno di questa origine. E il popolo, diciamo, che l'attende sia per lo spettacolo, sia per la devozione al santo e perché quella giornata è particolare. Forse è una tradizione che non sapeva stare qua.